dobbiamo rimettere insieme le parole. Quello che ci manca, diciamo la verità, è un vocabolario. Quello che ci manca è la possibilità di avere parole che comunichino effettivamente, che convochino un popolo non da manipolare come fa il populismo, un popolo che sia protagonista dei propri percorsi di liberazione. Allora, cominciamo insieme, anche imparando a rispettare le nostre diversità che ci sono, cominciamo insieme un percorso di ricostruzione del vocabolario della speranza nella politica e del cambiamento. Mi sembra molto bello questo dialogo. Io coglierei di questo che lui sta dicendo un aspetto, che è quello del pericolo delle semplificazioni, il pericolo e l'insidia che c'è nelle semplificazioni sempre, no? Nell'etichettare, nel chiamare anche la base viscerale, umorale del popolo a delle sollevazioni, diciamo così, sulla base di parole d'ordine molto molto semplici, che non tengono conto della complessità che anche nell'oratoria di Michi, come dire, è ben evidenziata. Io non voglio tornare su Craxi, naturalmente non voglio chiamarti a parlare di questo, però credo che abbia ragione Niki quando dice che bisogna essere più bravi di chi fa soltanto sventolare i capi o tintinnare le manette. Non è sufficiente dire alla gogna, ci sono cose che vanno. Io sono assolutamente, l'ho scritto tutti i giorni dall'inizio di gennaio, la polemica del 19 gennaio che dura una settimana con quelli che dicono assassino e quelli che dicono statista, non ci serve assolutamente a niente, serve a dividere ulteriormente, quando invece c'è molto bisogno di trovare parole d'ordine comuni, di capire, di ritrovare un vocabolario, di distinguere, perché noi siamo capaci di distinguere, non mettiamo il cervello all'ammasso così come ci chiede chi sta riformando la scuola, distruggendola, non lo facciamo, cerchiamo di difendere quel poco che c'è e cerchiamo di ricostruire a partire da quel poco, cerchiamo di insistere in quello. Niki parlava dei laboratori che si occupano delle acque. Noi abbiamo avuto, mentre l'Italia smottava e crollava, il caso dell'ISPRA, dei ricercatori che sono i più bravi del mondo, che non sono stati, i cui contratti non sono stati rinnovati. Ecco, cerchiamo di concentrarci nella. Adesso sono stati rinnovati, sì. No, lo so. Lo so, sono stati rinnovati, però come dire, anche loro sono stati sui tetti non poco, adesso c'è l'OMS, c'è Termini Imerese, ci sono altre questioni.